Questo programma è realizzato in collaborazione con Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. Si Consulting, consulenza e formazione per le imprese. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Fuori Campo. Dunque il Siena ce l'ha fatta, promozione matematica, l'addio all'eccellenza che tanta pena è costata per quanto riguarda i tifosi. Saluto un raggiante Luciano Sardone per il risultato raggiunto dalla Robur. Buonasera, certo, buonasera a tutti, buonasera Alessandro. E saluto gli ospiti che abbiamo in studio per iniziare ovviamente a parlare di calcio, del campionato di eccellenza. Giuseppe Agostinone, terzino del Siena. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. E poi abbiamo Lorenzo Rosso del Siena Club Enrico Chiesa. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Ecco qua il presidente del club e poi l'attaccante del Siena, Leonardo Granado, che torna insieme a Giuseppe Agostinone a trovarci. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Alessandro. Leonardo, allora, insieme al tuo compagno di squadra, insieme agli altri ospiti, insieme a Luciano Sardone, al presidente del Siena Club Enrico Chiesa, direi che possiamo partire, inizio da te perché sei qua vicino a me, quindi è stata una giornata di gloria e credo che non ci sia miglior inizio che far vedere quello che avete fatto, quello che si è vissuto in una domenica di festa. No, ieri è stata una giornata importante, una giornata di gioia e di festa perché da quando ci siamo ritrovati, io sono arrivato un po' un mese dopo in confronto agli altri ragazzi, ma da praticamente quasi un anno che sognavamo questo momento insieme alla piazza, insieme alla città, e ieri siamo riusciti a concludere questa promozione matematica e abbiamo gioito insieme ai nostri tifosi. Sentiremo Giuseppe se ha smaltito l'adrenalina e poi andiamo a vedere le immagini belle di ieri. Sì, sì, come diceva Leo, è stata una bellissima giornata. Anche prima della partita ho detto ai miei compagni di godercela perché sono dei momenti che non sempre ricapitano e quindi di viverla intensamente. È stata una bellissima giornata di festa, però diciamo che il nostro club ha sempre quell'ambizione di fare ancora di più, quindi noi siamo sempre così pronti a disputare queste quattro partite che ci restano come abbiamo fatto fino adesso e poi proiettarci per l'anno prossimo. Luciano si prepara al suo editoriale come ogni settimana e intanto ci vediamo le immagini di una domenica di festa. Sei di Roma, 100.000 volte meglio,
Ed eccoci qua, dunque abbiamo visto quello che è accaduto ieri sera in Piazza del Campo, la festa per la promozione del Siena. Luciano, ti sei preparato l'editoriale? Ma no, però un vero e proprio editoriale no, sono sempre parole che vengono spontanee, questa volta anche dal cuore, le mie, perché è giusto dire la cosa più, secondo me, vera su questa squadra, ossia è fatta da uomini seri. E da persone serie. Questa credo sia l'analisi da fare, più che tecnica, perché poi alla fine, come abbiamo raccontato in queste settimane, in questi mesi, talvolta di tecnico c'era ben poco da raccontare, in campi impossibili, in campi ingiocabili, in campi non regolari e non regolamentari, voglio dire. Al limite. Comunque. Al limite del regolamento. Quindi mi piace sottolineare questi ragazzi che sono qualcuno qualche uomo, qualcuno qualche giovane uomo, qualcuno addirittura anche il ragazzino, che tutti insieme hanno creato quel capitale umano che è stato in grado di vincere, come detto, non è mai facile, vincere però è sempre bello, e questa città aveva bisogno, non dico solo la piazza calcistica, questa città aveva bisogno anche di essere rappresentata così, cioè in maniera seria, in maniera umile, in maniera anche, voglio dire, con una volontà di vincere, ma attraverso proprio il lavoro e non attraverso le scorciatoie o la spocchia o la boria. È stato un bagno di umiltà per tutti quello di fare questo campionato, che sinceramente nessuno di noi pensava di poter mai fare in vita propria. Io veramente sono rimasto sorpreso, e all'inizio avevo rifiutato la cosa di seguire proprio la squadra, sono sincero, però al di là di tutto ho pensato che l'impegno che le persone hanno messo anche in termini economici per investire sulla squadra di calcio che ci ha visto crescere al rastrello per tutta la vita, era una giusta cosa da raccontare nel mio piccolo, umilmente, e soprattutto io ho cercato di farlo sempre nel mio piccolo, seriamente, cercando di tributare a questa squadra gli onori di come quando la raccontavamo in Serie A. Questo spero, con le dovute proporzioni, ovviamente. Ma io col dovuto entusiasmo e impegno alla stessa maniera. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. Lorenzo Rosso è d'accordo? Sottoscrivo tutto quello che ha detto Luciano. Ho partecipato al Club dei Fedelissimi martedì, agli incontri con i giocatori, un giocatore alla volta. E quello che ci dicevamo proprio alla fine di ogni serata era l'umanità di questi giocatori, cioè, quindi la cosa che hai detto te, Luciano, la sottoscrivo appieno, perché questi ragazzi si sono rivelati anche in quell'ora di intervista veramente uomini veri, cioè attaccati alla maglia, attaccati alla società, sono arrivati sempre così come sono stasera, diciamo, in tuta, cioè, tutte cose. C'è anche una bella maglietta, celebrativa, cioè, facciamola vedere, ecco, la maglietta della giornata, quello, anche quello dava il senso, no? Seppure essere in eccellenza di una società dietro che gestiva anche loro in maniera ineccepibile, quindi me la sento veramente di sottolineare tutto ciò. E poi la serietà anche comunque, insomma, del lavoro svolto in Alessandro, e poi magari ce lo racconteranno anche i ragazzi, anche in condizioni particolari, perché non possiamo far finta che il tema stadio non fosse il sottofondo di questo campionato, soprattutto poi, non lo so, partire da Giuseppe, anche amplificato da degli altri campi, anche dove andavamo a giocare,
che non erano molto meglio dei nostri, per poi paradossalmente renderci conto che le nostre mura amiche talvolta erano peggiori di quelle che ci ospitavano e che comunque erano campi di eccellenza, quindi tutto un po' troppo paradossale, no? Sì, sì, come dicevo in altre circostanze, comunque non giocare o non fare quello che si può nella propria casa, ma soprattutto anche per i tifosi, per i nostri tifosi, andare a giocare in trasferta, perché comunque giocare a Badessa è come se giochi in trasferta. Certo. Poi per quanto riguarda il terreno di gioco, magari inizialmente era anche accettabile, poi dopo man mano che si giocava, anche perché giocavano due squadre, diciamo, l'ultima partita in casa è stata clamorosamente... È stata difficile, però mi collego al discorso che hai fatto poc'anzi, che sottoscrivo anche io, l'umiltà e la grande umanità che c'è nel nostro gruppo, fatto di grandi persone sotto il profilo umano, oltre che ovviamente calcistico, che non si discute. Però senza di questo i campionati non si vincono. No. E non si vincono in questa maniera. Quindi noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo creato, siamo orgogliosi di quello che la società ha creato con i dirigenti e lo staff tecnico, e quindi niente, ci godiamo, come ho detto prima, la grande festa, e proiettati sempre alle quattro partite, perché noi dobbiamo onorare la maglia che portiamo addosso. Assolutamente, per la regolarità del campionato e poi anche per altri obiettivi, no? Certo, chiudere imbattuti, credo, fare altri gol, vero Leo? Mi farebbe molto piacere, perché sai, è importante per l'attaccante, i gol sono importanti. Ieri non ho voluto entrare, come altre circostanze, però come stava, la porta per te era stregata. Come stava dicendo Giuseppe, no? Questo gruppo, cioè, fatti di uomini veri, dell'aspetto umano che c'è in questo gruppo, ha fatto sì che si avverasse questo nostro sogno, perché per molti di noi, cioè nella nostra realtà, era un sogno vincere, perché era quello l'obiettivo. Però, come ha detto Giuseppe, proiettando sempre al futuro, perché sappiamo che il Siena merita molto di più. Abbiamo appena messo i piedi sull'acceleratore insieme alla società, e dobbiamo portare sempre più in alto possibile. Io credo che possiamo andare con i risultati della giornata, così tanto per non perdere l'abitudine, e poi dovrebbe essere già pronto il primo dei nostri collegamenti. Quindi con l'aiuto della grafica leggiamo quello che è accaduto nella domenica di ieri. Audax Rufina, Nuova Foiano 1-0, Baldaccio Bruni, Siena 0-3, Castiglionese, Valentino Mazzola 3-1, Colligiana, Lastrigiana 3-1, Pontassieve, Terranova, Traiana 0-2, Rondinella, Firenze Ovest 1-2, Scandicci, Sinalunghese 4-1, Signa, Fortis Juventus 1-1, ha riposato Sport Club Asta, e ricordiamo che adesso riposeranno tutte, perché il campionato, con due settimane di tregua, riprenderà il 7 aprile. Quindi ne parleremo, ovviamente, parleremo anche della classifica, e adesso andiamo a salutare l'ospite che dovrebbe essere già con noi in collegamento. Io credo che non abbia ricevuto abbastanza complimenti per il lavoro che ha saputo fare e per quello che, insomma, adesso possiamo commentare come un'impresa sportiva davvero niente male. Salutiamo il direttore sportivo del Siena, Simone Guerri, buonasera. Salve, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Direttore, buonasera. Buonasera direttore. Allora, il giorno dopo come si è vissuta, diciamo, questa festa, il coronamento di un'annata che per il Siena è strepitosa, sempre ricordandoci dell'eccellenza, che non è la Serie A, che però è sempre difficile da vincere? Sì, innanzitutto salutavo Leo e Beppe, che ieri eravamo insieme appunto a festeggiare. E, no, come si vive? Credo che sia giusto celebrare le vittorie, sia singole che di questo traguardo, vanno giustamente celebrate. Io quando mi hai chiamato anche in trasmissione, no, anche ieri, che si parlava, al di là di tutto, credo che in questo momento i complimenti vanno rivolti soprattutto sui giocatori, perché è vero che è stato fatto un lavoro magari mio, di scelta di persone, però i ragazzi, veramente, chi è stato dentro, hanno saputo superare ostacoli, tanti ostacoli,
Siamo al di là di problemi nostri strutturali, di campi di allenamento, di mancanze di materiale. Da subito, quando siamo entrati in questa categoria, abbiamo trovato comunque ambienti ostili, ci stanno facendo passare anche un po' da scorretti noi nelle ultime due settimane, quando ci sono stati comportamenti che noi comunque sia non preferiamo, li sappiamo come sono andate le cose, quindi credo che in questo momento, ecco, c'è da festeggiare soprattutto lo staff e i giocatori, quello assolutamente. Poi dopo, chiaramente anche oggi, anche domani, poi riprenderemo, perché abbiamo, secondo me, un tesoretto, un patrimonio da preservare, che è un'imbattibilità, che comunque in questo momento la condividiamo con Trapani e Isernia, in questo momento, e credo che dobbiamo attaccarci a questo record, perché comunque anche stamattina parlavo con mister, con Magrini, e mi ha detto: in 30 anni non mi è mai capitato di fare un campionato da imbattuto, quindi adesso che ho l'occasione sicuramente non me la faccio sfuggire, contando comunque anche un aspetto che secondo me è anche giusto magari dare spazio a qualche ragazzo che comunque sia avuto un po' meno minutaggio, perché obiettivamente soprattutto questi ragazzi hanno dato tutto ogni giorno negli allenamenti, con entusiasmo, con gioia, con forza, mettevano in difficoltà anche sul piano della corsa fisico magari altri giocatori che stavano giocando, che erano in difficoltà. Tutto questo ha portato anche ad alzare un livello degli allenamenti, e comunque la soddisfazione più grande è appunto che nel mercato di dicembre nessuno di questi ragazzi ha manifestato la volontà di andare via. Ecco, direttore, un aspetto che ci ha colpito tanto e che comunque abbiamo sempre messo in evidenza è quello che questa squadra si è ritrovata praticamente la settimana prima di fare campionato e è scesa in campo. Talvolta gli spogliatori, ti do del tu, te sei stato un giocatore, non è facile, certo, no? Certo. Incontrare i caratteri e creare quella chimica di squadra giusta, no? E talvolta proprio ci sono degli anni dove non si azzeccano, no? Certe alchimie. Invece, cioè, come per magia, questi ragazzi hanno avuto un senso di responsabilità tutti insieme e hanno remato tutti insieme. La domanda che ti volevo fare: ma sei andato anche a scegliere il capitale umano oltre il capitale tecnico dei giocatori? Cioè, sapevi che andavi a prendere dei ragazzi caratterialmente in una certa maniera? Allora, quello sì, assolutamente, nel senso che appunto l'esperienza da calciatore ti porta a fare questi ragionamenti. Quando ho fatto il corso di direttore sportivo 6 anni fa, uno dei miei sogni era, ecco, credo che questo avverato, era scegliere un gruppo di giocatori e portarli tutti fino a fine anno. E questo è stato fatto, quindi ecco, di questo è il mio obiettivo personale, perché poi ognuno, no, vive delle sue, nel proprio lavoro, delle sue vittorie, dei suoi credi. Quando comunque sia, ripeto, il merito comunque va ai giocatori. È chiaro che quando poi sono andato a scegliere, prendi informazioni, non vai solo a parlare di qualità tecniche o di richieste dell'allenatore su un certo tipo di giocatore. Le qualità umane, quelle assolutamente mi hanno informato su di tutti. I ragazzi poi lo sanno, anche con Beppe lo sa, che magari ha chiamato Ranelli che era con lui, o altri, con Granado stessa cosa. Anzi, ti dico una cosa in più, che nel senso, quando siamo partiti, dentro di me ho detto: qualcosa comunque sicuramente nella velocità si può essere perso, faremo giusti ritocchi a dicembre. Mi ero accorto di un gruppo di veramente uomini, di bravi ragazzi, mi era venuto il dubbio che magari, forse, visto in ogni squadra c'è una testa calda, magari di metterne una dentro. Poi dopo a dicembre avevamo questo vantaggio, confrontandosi con il mister e tutto, che il mister mi ha detto: Simone, è la prima volta che ti dico, io li terrei tutti, chi per una cosa che per un'altra. Quindi se ritorniamo alla domanda iniziale, scegliere il valore umano credo che sia fondamentale. Poi chiaramente qualche volta sbagli o dinamiche portano magari a un giocatore a non so, avere comportamenti sbagliati, però questi ragazzi, ecco, quello che hanno dimostrato è che hanno messo la squadra prima dell'io,
Certo, e questa è una molto cosa importantissima. E complimenti di nuovo, direttore. Abbiamo pochi secondi perché poi salutiamo il direttore che ha una serie di impegni e noi andiamo in pubblicità. Lo aspettiamo in studio. Però, direttore, oltre ai complimenti, anche una domanda un po' più difficile, dai, così almeno. Il direttore sportivo del Siena in questo momento è più, tra virgolette, preoccupato per preparare il prossimo campionato di Serie D o per allestire un settore giovanile, perché c'è da partire praticamente da zero, purtroppo per i motivi che sappiamo del passato? Ti dico la verità, sono molto meno preoccupato oggi che una settimana fa, perché fino a una settimana fa comunque... Beh, io sono abituato, penso è normale, no? Anche nel mio lavoro, che devi fare il piano A, il piano B, il piano C, il piano D. A quanto mi sembra un piano, perlomeno riguardo alle strutture, credo che una strada mi sembra che si sia aperta. Quindi diciamo che siamo abbastanza pronti sul settore giovanile, siamo già pronti da dicembre, credo. Poi chiaramente... a seconda delle strutture che dovevamo trovare, magari dipendevamo qualche squadra, però in generale siamo pronti sul settore giovanile. Sulla prima squadra anche lì uno si può fare delle idee, però credo ancora non è il momento di parlarne, appunto, perché poi c'è un campionato da finire e valutazioni che andranno fatte chiaramente con l'allenatore, con la società, soprattutto anche per capire, certo, una linea che passa comunque da strutture, perché comunque sia, io ho sempre sconsigliato, credo che la società debba crescere, una società che è nata molto veloce, quindi prima noi dobbiamo, credo, l'esigenza, dobbiamo un po' strutturarci. E se dobbiamo strutturarci senza strutture, non so, magari gli step possono essere diversi. Se abbiamo le strutture, magari invece, ecco, possiamo accelerare un processo di crescita sia sportiva, però societaria. Comunque effettivamente abbiamo bisogno sicuramente di certezze, di più certezze e di più sostanza. Grazie. Bene, direttore, qua grazie. A Siena si dice che da Arezzo non c'è buono neanche il vento, però c'è di buono un grande direttore sportivo. Complimenti ancora. Buonasera. Grazie mille. Ciao, grazie. Buonasera. Ciao, l'aspettiamo in studio, ti aspettiamo. Ci aspettiamo ovviamente, ciao, per essere qua in studio. Buonasera. Noi, ciao, andiamo, grazie, in pubblicità, poi, buonasera, torniamo ovviamente, ciao, con, ciao, gli ospiti. Salutiamo quelli. Seconda parte della nostra trasmissione. Luciano, partiamo subito con la classifica? Bah sì, dai. Così ci togliamo questo peso che andiamo a leggere per la quintultima volta. Qual è la classifica dell'eccellenza? Il Siena, come vedete, già promosso in Serie D con i suoi enormi vantaggi sulle avversarie, perché dietro c'è lo Scandicci, Terranova Traiana 55, che momentaneamente sono davanti al Signa, che aveva condotto una parte recente della stagione al secondo posto. Signa adesso a 53, poi Valentino Mazzola 42, scorriamo ancora con Collegiana 40, Castiglionese 39, Nuova Foiano 38, Baldaccio Bruni 35, Sinalunghese 34, Rondinella 33, Fortis Juventus 32, Lastrigiana e Sport Club Asta 29, Audax Rufina e Firenze Ovest 26, Pontassieve 14 punti. No, volevo coinvolgere Lorenzo Rosso, che, insomma, tu che sei un palato fine, no? Io in generale anche, ma questa eccellenza, ti sei divertito? Sono divertito, c'è stato qualcuno anche dei miei amici che come te, cioè invece poi ti sei, diciamo, ricreduto e sei venuto a vedere le partite, alcuni amici invece che hanno detto no, non ce la facciamo a venire in eccellenza, si sono sbagliati perché ci siamo divertiti, io sono stato spesso in trasferta e ci siamo divertiti a fare anche queste trasferte in campetti, diciamo, in campi che erano oggettivamente diciamo osceni, ma non era da meno anche purtroppo spesso quello delle badesse, però sono state sempre giornate di festa, anche perché, insomma, voglio dire, questi ragazzi ci facevano sempre vincere, ci hanno fatto sempre vincere, per cui, però comunque alla fine lo sport, ecco, cioè, no, scusa, lo stare insieme. Lorenzo, volevo fare un inciso su quello che hai detto, io non per snobismo, anche se qualcuno magari per snobismo non ha voluto partecipare all'eccellenza, ma per la modalità con la quale siamo approdati a questa. E devo dire invece, come dicevi giustamente te Lorenzo e Alessandro, ti coinvolgo e poi loro, questi ragazzi sono stati bravi anche a, come dire, allontanare le amarezze
della partecipazione di questo campionato, perché insomma, Giuseppe, parliamoci chiaro, cioè al di là del fatto che abbiamo visto tutte le categorie possibili del mondo professionistico, questa è l'eccellenza, per noi è stato veramente quasi una mazzata. Poi la pesantezza dello stadio chiuso, cioè eccellenza con modalità di eccellenza, cioè non era solo, però voi avete interpretato alla grande, avete ritirato sull'anno, avete avuto l'idea di, come dire, di sentire, non dico di sentirvi snobbati, ma di avere a che fare con delle persone ferite, deluse, parlo di tifoseria, insomma. No, diciamo che, come ho detto prima, ognuno di noi, credo fortemente che quando avevo ricevuto la chiamata del Siena, indipendentemente dalla categoria, personalmente io non ho mai fatto, però con molta umiltà ho sposato il progetto, progetto che mi entusiasmava, mi affascinava tantissimo. Per quanto riguarda diciamo lo snobismo tra virgolette di alcuni, però ci può stare, perché avendo comunque calcato palcoscenici che Siena merita, estramerita, noi in parte l'abbiamo, diciamo, questo snobismo tra virgolette di qualcuno l'abbiamo trasformato in energia positiva che, certo, che facesse che comunque affrontassimo la stagione con grande umiltà e con grande voglia di raggiungere l'obiettivo che poi, certo, la Piazza di Siena si merita in parte, perché merita non il dilettantismo ma almeno il professionismo. Certo, però dobbiamo fare anche complimenti, scusa Alessandro, a Giuseppe Agostinone, perché è il dottor Giuseppe. Dottor Giuseppe Agostinone, ecco, complimenti. Grazie. Perché ha conseguito una laurea, vuoi dire, in preventiva ed adattata, sarebbe la specialistica della scienza. Quindi questo recentemente? Sì, il 6 di marzo. Quindi di marzo. Due obiettivi nel marzo, laurea e promozione. Siamo marzo, mese... Complimenti. Bene. Una sottolineatura, grazie, che sì, possiamo fare è che al di là dell'aspetto, come dire, di risultati, di classifica, di vittoria del campionato, questi ragazzi hanno saputo creare un feeling con la tifoseria, no? Cosa che negli ultimi, certo, anni, assolutamente, con giocatori magari anche di professionisti, perché il Siena ha giocato in Serie C fino a qualche mese fa, questo feeling, Lorenzo, non c'era. No, siamo partiti appunto molto depressi, devo dire, perché quello va detto perché ci è capitato di tutto, eccellenza, prima pensavamo alla Serie D, poi andiamo nell'eccellenza senza stadio, alle badesse, cioè era per noi un mondo, diciamo, come entrare in una foresta nera, insomma, andare alle badesse, sì, sì, in questo paese noi ci passavamo con la superstrada, sì, ma cerchiamo di non parlare male delle badesse, no, anzi, no, c'è, anzi, tanto di cappello, no, noi abbiamo ospitato il presidente, certo, del badesse, sono stati bravissimi, bravissimi, però dico per noi tifosi, per noi tifosi andare alle badesse non sapevamo se quanto ci saremmo dovuti stare, com'era la modalità della tribuna, questa curva, diciamo, e quindi invece poi ci siamo adattati direi uno zoccolo anche duro dei tifoseria, perché poi comunque chiaramente la tifoseria si allarga anche quando con i risultati, con le categorie, e quindi è stata un'esperienza, diciamo, nuova per noi, ma direi positivissima. Sì. Leonardo, ma... sai che sei un uomo di mondo, perché quanti campionati ha fatto? No, devi dire da lui nel mondo, perché quella sera abbiamo fatto un'intervista, forse conoscerai, lo sapete, aveva già raccontato, sì, però vogliamo ribadire quanti campionati ha fatto Leonardo in giro per il mondo, dove hai vinto altri campionati in giro per il mondo, infatti ho detto uomo di mondo, vincere il campionato è la prima volta che mi capita, ma anche perché volevo anche dire al direttore, no? Che ha detto che a dicembre siamo rimasti tutti, nessuno è andato via. A me mi è capitato poche volte nella vita, nella mia carriera, di rimanere tutto l'anno in una squadra, anche perché magari perché ero più giovane, perché o c'erano problemi in società o magari non ero contento lì. E quest'anno non ho mai pensato di andare via da Siena, perché fin dall'inizio mi sono trovato così bene, ho capito subito la storia, il peso della maglia, come tutti i miei compagni, e sin da subito ci siamo calati in questa realtà, e comunque è veramente un onore vestire questa maglia, e poi soprattutto dopo ieri
Hai girato il mondo, dicevi, no? Io ho girato il mondo, ma i campionati è il primo che vinco, poi ho giocato in tante nazioni diverse, in Brasile, in Paraguay, in Bolivia, a Malta, in Albania, in Indonesia, in Malesia ci sono stato. No, in Albania. In Albania. Indonesia. Poi quando ho fatto l'Europa League giravo per tutta l'Europa, no? Sono stato a Montenegro, in Polonia, in Bielorussia. Quindi fatta un'esperienza di vita pazzesca, insomma, quindi voglio dire un dottore, oltre che un uomo di mondo, quindi diciamo dalla Bielorussia arrivatesse, titolo di un libro. Ora Bielorussia non è da andarci troppo, purtroppo. Allora, noi intanto parliamo di un altro personaggio che ha detto di essere molto legato a Siena e ovviamente al Siena, ha scommesso su questo progetto, ha investito in prima persona e adesso insomma i risultati sono arrivati per quanto riguarda questa prima stagione. Quindi direi di andare a sentire l'intervista che abbiamo realizzato ieri con il presidente del Siena, Simone Giacomini. Beh, lo desideravamo, immaginarla era difficile, come avevamo detto vincere è sempre complicato, quindi non ci aspettavamo sicuramente il campionato un vertice, ma non ci aspettavamo insomma un percorso del genere che è stato frutto di un lavoro eccezionale fin dal giorno 1 di tutto lo staff, tutto il team, i calciatori stessi che prima di essere grandi calciatori sono stati grandi uomini perché hanno sposato il progetto e sono accaduti subito in una realtà importante come Siena e l'hanno affrontata dal giorno 1. La prima partita che abbiamo vinto quando diciamo 48 ore, eravamo messi insieme da 48 ore, quindi hanno dimostrato subito che le fondamenta sono importanti, era quello che volevamo costruire, quindi volevamo costruire un percorso importante fin dal giorno 1, anche se era molto complicato vista l'iscrizione che è venuta proprio a 3 giorni dal campionato. No, è successo, col colpo di fulmine è stato, nel senso che la piazza l'ha subito accettato bene, anche visti i regressi che non erano stati idiliaci, no, negli ultimi decenni, quindi non mi aspettavo un'accoglienza del genere, invece hanno subito capito che il progetto era un progetto vero, un progetto serio e quindi da settembre stesso ci hanno subito appoggiato. Il rapporto è stupendo, abbiamo ricreato credo qualcosa di importante su una città meravigliosa che è una delle città più belle del mondo e con un ambiente calcistico incredibile, quindi col tifo abbiamo un rapporto, cioè i brividi, cioè col tifo abbiamo un rapporto incredibile e sono fiero di far parte di essere il presidente di questa città. Beh, logico, Siena non può aspirare ai dilettanti, anche se è il percorso che abbiamo scelto di fare, però è solo un primo passo verso quello che abbiamo sempre dichiarato, che è tornare nei professionisti nel minor tempo possibile. Questo abbiamo fatto il primo gradino che era fondamentale, adesso lavoriamo già per l'anno prossimo, che questo è importante perché abbiamo tempo per lavorare, già stiamo lavorando da un po' e quindi sarà un'altra stagione importante affrontata nel modo giusto, con la calma e serenità, senza fare proclami da adesso che sarebbe solamente fantasia. Lo Stadio Franchi, che come avete visto abbiamo ritornato al Comune, quindi adesso il Comune abbiamo avuto subito contatti, adesso capiamo la situazione in questa settimana per il rifacimento insomma, dei lavori, soprattutto l'acqua, bisogna che ci sia l'acqua calda, altrimenti non è possibile, ce la darebbero persa le partite, quindi visto che quest'anno abbiamo fatto così, speriamo insomma, di fare qualcosa nello stadio finale per una festa, mi piacerebbe ritornare allo stadio per proclamare questa vittoria intanto e poi prepararci per averlo e per avere la nostra casa dalla prossima stagione. Quest'anno abbiamo dimostrato, no? Siamo stati a testa bassa e abbiamo dimostrato che quello che abbiamo fatto più di quello che immaginavamo, perché essere imbattuti 30 giornate con questo risultato, che c'è il campionato prima delle ultime 4 giornate, è molto importante. Quindi noi abbiamo fatto, spero che la città si è avvicinata, ha ritrovato quel calore, spero che anche adesso le istituzioni, quelle che potrebbero sostenere questo percorso, e noi abbiamo da fare tutto un settore giovanile adesso, perché per la Serie D è importante e soprattutto per la Lega Pro, non possiamo farlo l'anno prossimo, dovremo farlo da adesso, quindi sicuramente vedrai che adesso le istituzioni ci stanno vicine, quindi il Comune lo intendo, e lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di essere presidente di questa squadra. Adesso abbiamo visto che c'è un avvicinamento, non era responsabile a loro il campo, e quindi crediamo che adesso, visto che noi abbiamo dimostrato che lavoriamo per una città intera nel modo più serio possibile, che si facciano le cose più velocemente, però siamo tutti allineati. Ed eccoci qua, queste le parole del presidente Simone Giacomini. Lorenzo Rosso, per quanto riguarda lo stadio, ne parliamo fra poco perché abbiamo anche l'intervista all'assessore Lorenzo Lorè, però Lorenzo Rosso ha un'idea per lo stadio. No, un'idea, lo stadio per noi è un figlio, è un babbo, diciamo, siamo tutti figli della gradinata, diciamo tante volte, perché noi sin da bambini, insomma, i nostri babbi ci portavano a vedere i bianconeri, quindi siamo cresciuti, nati e cresciuti in gradinata e a Rastrello, e vederlo così, diciamo, nel periodo in cui eravamo costretti a stare fuori dal Rastrello, abbiamo detto e l'abbiamo ribadito in questi giorni, appena ci danno il campo, non dico di entrare in campo, quello l'ha fatto l'assessore
naturalmente tecnici eccetera, però noi potevamo fare, pensavo nella tribuna quella degli indistruttibili, diciamo, pensavo di fare una merenda, ecco, diciamo come un fatto, diciamo, di cuore, andare lì a marcare il territorio dove prima era il murellino, andare lì e dire: caro Rastello, ci siamo, ci sei mancati, anche perché l'età è un po' quella, questo dobbiamo dobbiamo dire che, ecco, il Rastello per noi è importante. Volevo pensare inaugurazione. Alessandro, posso fare un inciso su Giacomini? Certo. Allora, l'ho visto particolarmente entusiasta e anche molto quasi rasserenato di un po' di cose. Chiaramente la vittoria del campionato di questi ragazzi. Ma non solo, anche questa apertura sulla struttura. E lui veramente fa un elogio su Siena che secondo me merita un focus. Giacomini è un uomo di comunicazione, si occupa di media e, diciamo, è un imprenditore del nuovo millennio, quindi lui sa benissimo cosa significa investire sulla comunicazione, ma investire sui brand, che siano umani o meno. Credo che lui non si sia fatto sfuggire l'occasione di investire su Siena. Però bisognerebbe che si capisse l'importanza del valore che ha, senza volere enfatizzare, esaltare, un imprenditore di questo genere che si approccia a una città come Siena. Secondo me, se si capisse il valore di questa cosa, si potrebbe anche capire che ci sarebbe la possibilità di fare grandi cose. Anche perché per adesso lui i vantaggi non li ha avuti. E poi un altro inciso che volevo fare è l'origine di come mai è venuto quest'uomo a Siena, a investire a Siena. È venuto attraverso l'intercessione, da quello che sappiamo, di Bernardo Corradi. E state attenti, Bernardo Corradi non è mai stato un giocatore del Siena e legato al Siena Calcio. Io penso che Bernardo Corradi sia stato animato dall'idea di aiutare Siena, cioè la sua città, non aiutare il Siena. E c'è una grandissima differenza, molto molto sostanziale. E secondo me in questa differenza c'è tutta la serietà di questo percorso che abbiamo iniziato a fare. Quindi non sprechiamolo, dice Luciano, cerco di tradurre, insomma, di riassumere, e nel frattempo utilizziamo lo Stadio Franchi. Vediamo quello che ha detto l'assessore Lorenzo Lorenzo. Almeno penso, poi magari un giorno ci piacerebbe farcelo dire da Corradi questa cosa. Ma Corradi e il presidente, speriamo di averli presto ospiti. Intanto andiamo a seguire quello che ha detto l'assessore Lorenzo Lore dopo il sopralluogo all'Artemio Franchi. Era il 20 luglio 2023 l'ultima volta che il comune di Siena entrò dentro lo stadio Artemio Franchi, ma l'apertura della porta d'ingresso, avvenuta oggi 18 marzo alle ore 11, ha un sapore ben diverso, perché dovrebbe essere la definitiva riconsegna dell'impianto alla città. Gli assessori Capitani e Lore, insieme ai tecnici comunali, sono rientrati al Rastrello all'indomani della vittoria matematica del campionato da parte del Siena e a una manciata di giorni di distanza dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della CR Siena. Quello che è la notizia di oggi è che siamo rientrati in possesso per ora dello stadio e tra poco anche dell'impianto Bertoni, e come avevamo ovviamente comunicato alla CR Siena venerdì, e ora ovviamente stiamo conducendo un'ispezione all'interno dei locali per capire lo stato delle strutture, e con insieme l'ufficio sport, l'ufficio manutenzioni e la polizia municipale, e ovviamente, come abbiamo detto anche venerdì, metteremo in programma i passi conseguenti. I prossimi passi sono il sopralluogo che è in corso, il programma delle manutenzioni per poter restituire l'impianto alla città, e poi, quando sarà il momento, il più presto possibile, la consegna della struttura alla Siena FC. Le condizioni non sono, a quello che sembra, non sono così negative. Una sinergia, quella tra Comune di Siena e Robur, sempre più fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della società bianconera. Noi non dobbiamo iniziare a stare al fianco della società, noi siamo al fianco della società dal 13 di settembre scorso, ci siamo scelti e abbiamo imparato a fidarci gli uni degli altri quotidianamente e costantemente. E il risultato che la società ha dato alla città ieri evidentemente è incredibile, e noi continueremo a interloquire con loro e con l'obiettivo di poter dare alla Siena FC l'impianto il prima possibile.
Luciano, un primo commento. Ma mi sembra che queste siano parole che da salutare con grande soddisfazione. Ovviamente va detto che ognuno di noi ha fatto il suo, Alessandro. Cioè i tifosi hanno fatto tifosi, hanno fatto bene a esporre le striscioni. Noi si è fatto il nostro a picchiare sull'argomento. Evidentemente il Comune aveva con i suoi legali una strategia, o perlomeno doveva seguire i tempi che sono quelli della giustizia italiana. In questo contesto io vedo sincerità nelle parole dell'assessore Lorè e spero che appunto tutta la giunta, insomma il sindaco in testa, capisca il valore di questo impegno che Giacomini si è preso con sé, perché secondo me siamo veramente, partendo dal basso, nella possibilità di gettare delle fondamenta solide, a differenza degli altri anni che in 40 anni abbiamo avuto una media di un presidente ogni due anni e mezzo. Lorenzo? Sì, no, Giacomini poi è un imprenditore che crea eventi, quindi già questo fatto delle sue parole che ha detto vorrebbe fare la festa allo stadio, secondo me già, ecco, il primo approccio anche con la città intera potrebbe essere un primo grande evento organizzato, quello che è il suo lavoro. Certo. Per cui per questo Giacomini deve essere anche stimolato da parte delle istituzioni, credo da parte della città. Ma anche sostenuto. Sostenuto oltre appunto che dai tifosi, anche da tutta la città, che magari non lo conosce per intero, perché noi l'abbiamo conosciuto come tifosi. È sempre in giro per il mondo, infatti noi, come dice Alessandro, noi vogliamo invitarlo. A chiari sera che da cena non sia partito, non è, insomma, aveva degli impegni, l'aveva detto allo stadio che poi sarebbe partito molto presto. Noi partiamo adesso per la pubblicità, quindi una pausa, fra poco ancora in diretta. C'è un bel clima qua, poi ovviamente stasera con la vittoria del Siena. Ripartiamo dai due calciatori ospiti, altrimenti... Davvero, se non... fanno le belle statuine. Dice. Vediamo la loro dedica personale di questa vittoria del campionato. Giuseppe. Beh, io la dedico soprattutto a noi, che abbiamo formato, come ho detto prima, un grande gruppo, che ci ha permesso di vincere questo campionato in maniera, come si legge sulla maglietta, per dispersione, quindi in maniera così importante, e poi la dedico alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei genitori. Leonardo sta osservando le immagini che ci sono adesso nei monitor, alle spalle dei giocatori, dei momenti d'oro del calcio della Robur, perché fra poco parleremo anche del passato, però adesso insomma raccontaci la tua esperienza di come concludi questa stagione, a chi dedichi la vittoria? No, la dedica va soprattutto per chi ci ha sempre sostenuto dall'inizio, cioè i club dei tifosi, i ragazzi dalla curva, perché come ci sono stati quelli che, come ha detto prima Luciano, che magari erano un po' scettici, rallentati a seguirci, sono stati anche quelli, magari non in tantissimi all'inizio, ma pian poi piano l'avete conquistato. Pian piano sono ricreduti, e questi va fatto proprio onore per quello che ci ha trasmesso sin da subito, quello che era la piazza del Siena. E poi voglio dedicare anche questa vittoria a chi mi ha dato la possibilità di venire qua, alla mia famiglia che dal Brasile ogni partita mi segue sempre, mi manda i messaggi, alla mia fidanzata che viene da Roma, cioè prende pullman, viene trasferta, tutto, e per me che sono lontano da casa mi fa anche un po' emozionare, perché sai, la famiglia, certo, la nostalgia. Per voi brasiliani insomma sappiamo sì, quanto insomma la nostalgia c'è, abbia anche un po' peso. Di commozione da parte tua mentre lo stai dicendo, la saudade. Assolutamente. Bravo Leo, complimenti per quello che hai saputo fare e per quello che saprai fare, perché la domanda è per tutti e due. Confermati? Rimanete qua? Volete rimanere qua? Chissà. Chissà. Giuseppe? No, farebbe piacere ovviamente, perché siamo venuti qua
non solo per fare questa categoria, ma soprattutto per rialzare questa bellissima, bellissima piazza, anche giocare la Stella, che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di giocare, e quindi penso che dopo un lavoro del genere fare molto piacere dare continuità. Molto emozionante. Quello che sta dicendo. Emozionante. Grazie per le emozioni che ci dai, Leonardo. Giuseppe, la tua intenzione sì, è rimanere? Io, come ho detto anche in altre circostanze, la stima e l'affetto che hanno dimostrato, diciamo, i tifosi, i rispettivi club, con anche la, soprattutto la società e lo staff nei miei confronti, mi danno ancora quell'entusiasmo iniziale che avevo di aver sposato un progetto importante, quello di riportarlo il prima possibile, come dice il presidente, nei professionisti. E quindi è un viaggio bello, affascinante, fatto di tante soddisfazioni che spero che proseguiranno nell'anno 21. Noi adesso, Luciano, ricordiamo ai più distratti che ci saranno 2 settimane di sosta, quindi non andremo in onda, non saremo in onda lunedì prossimo e neanche il lunedì di Pasquetta. Torneremo poi per il lunedì 8 aprile, ma intanto possiamo presentare il prossimo turno di campionato, ricordiamo, dopo l'appuntamento, dopo questa pausa, insomma. Quindi, quando riprenderà il campionato, le partite sono queste: Firenze Ovest Collegiana, Fortis Juventus Baldaccio Bruni, Lastrigiana Signa, Nuovo Foiano Castiglionese, Siena Audax Rufina, Sina Lunghese Rondinella, Sport Club Asta Pontassieve, Terra Nuova Traiana Scandicci e riposerà, riposerà Valentino Mazzola. Quindi, per quanto riguarda il prossimo turno, insomma, il Siena in casa. E noi faremo il tifo oltre per il Siena, ovviamente, per tutte le squadre senesi impegnate in questo campionato, che comunque si stanno facendo onore. Bene o male, ogni campionato ha la sua storia. Probabilmente certo, c'è chi è deluso, chi è più contento, chi deve ancora continuare a lottare. Però, insomma, noi guarderemo con attenzione quello che succederà. Abbiamo subito un collegamento. Torniamo al passato. Abbiamo detto c'è un grandissimo calciatore, veniva nominato come Re Enrico, che è qua in collegamento con noi e che vuol fare le congratulazioni al Siena, perché il Siena gli è rimasto nel cuore. Enrico Chiesa, buonasera. Buonasera a voi, grazie di avermi contattato, e soprattutto perché volevo fare un grande saluto a tutti quanti, agli amici di Siena, a tutti i tifosi, perché ho un ricordo bellissimo di quei 5 anni meravigliosi che ho passato la mia carriera, una parte della mia carriera molto importante. Perciò sono molto contento, soprattutto per la promozione di quest'anno. È stata una bellissima cavalcata e speriamo che il prossimo anno si possa lavorare per un futuro sempre più importante per il Siena, che merita. C'è Lorenzo Rosso, non so se conosci. Ciao Lorenzo, come ciao stai? Enrico, tutto bene? Adesso sei pronto a festeggiare il 20° o no? Certo, adesso devi venire, che i prossimi giorni faremo il 20° del Club Chiesa. Siamo sempre stati presenti quest'anno, certo, con lo striscione del Siena Club, certo, Chiesa. Abbiamo fatto il calendario che è andato a ruba e quindi ti aspettiamo. Sì, sì. Per il 20° prossimi, certo, giorni festeggiamo 2 volte, dai, con sì, il Siena, il calcio e il nostro club, e daremo, dai, anche i premi De Luca, i nostri roburrini, certo, Enrico, certo. Vorrei sottolineare il tuo impegno in questo momento per tante iniziative, per i tuoi progetti. Tra l'altro oggi ci siamo sentiti e ho trovato un Enrico Chiesa che è informatissimo su quello che accade qua a Siena, su come il Siena, insomma, se la sta passando, quindi segui ancora quello che succede, ci fa molto piacere. Invece, per quanto riguarda i tuoi progetti, ne vuoi parlare un attimo? Ma no, il mio progetto, vabbè, a parte Enrico Chiesa Day, che sono allenamenti che faccio con dei ragazzi dei Pulcini, che mi chiamano diverse società in tutta Italia, che vado a fare 2 ore di allenamento, vado a fare una formazione e divertimento con questi ragazzi, poi vengono selezionati per le società, ecco. E poi ho questo, da oggi stasera siamo qua, il primo raduno della squadra, che si chiamerà Enrico Chiesa Team. È una squadra composta da amici, di qualche ex compagno, e cercheremo di, così saranno partite amichevoli tra amici, ma anche di beneficenza soprattutto.
per divertirci. Certo, ciao Enrico, senti, noi abbiamo parlato stasera di come è importante il pubblico di Siena, no? E di come certo. Si è creato questo feeling anche con questi ragazzi che hanno vinto questo campionato, e vincere non è mai facile in tutte le categorie, certo. Abbiamo sempre detto. Ma se tu dovessi tracciare un ricordo, no, del pubblico di Siena, cosa vorresti mettere in evidenza? Cioè, insomma, te sei un uomo che di calcio ha vissuto tante situazioni, nazionale, piazze certo. calcistiche, coppe europee vinte, però certo. il rapporto che c'era qua, come lo definiresti? Cioè, se tu dovessi... Ma è meraviglioso da parte mia, cioè io sono stato non bene, benissimo, poi era una famiglia, cioè, diciamo la verità, c'era una famiglia, cioè, la nostra era una famiglia composta non solo da giocatori ma da tutti, da Magazzini al presidente e tifosi, cioè, era una famiglia, quei cinque certo. anni... tifosi anche nei momenti di difficoltà sono sempre stati vicini, diciamo che sono stati anni che anche poi quando sono andato via ci sono stati altri anni importanti del Siena, che era una famiglia dove si stava bene, l'Isola Felice, dove veramente andavi al campo, era un divertimento, una cosa, una passione, ma io mi ricordo, ho portato i miei figli, che se lo ricorda, se lo ricordate, che portavo i figli in campo, era una famiglia, i tifosi, tutti quanti, da Federica, Lorenzo, Adriana, li ho portati tutti, cioè conoscono benissimo il campo di Siena, perciò è stata un'esperienza bellissima. E guarda, io ho un ricordo nitido che ho, di tuo figlio che palleggiava a bordo campo, e noi eravamo stupiti di quanto fosse bravo. Il primo campo di Serie H ha toccato. Sì, di quanto fosse bravo a palleggiare, perché tuo figlio, se non sbaglio, è del 97, giusto? Sì, sì. Ecco, quindi io mi ricordo, era nel 2004, sì. qualcosa del genere, sì. 7 anni. Era fortissimo. Infatti noi abbiamo detto, madonna, ma viene su bene. Infatti ma abbiamo condiviso tutto, bene, con tutti gli altri giocatori, con tutti gli altri figli. Certo. Cioè, la cosa bella, finita la partita... Certo che se si vinceva tanto meglio, sicuramente, però ti fermavi lì, entravano i ragazzi, tutto, era una festa. Questo era lo sport bello, era uno spot pubblicitario, si può dire. Certo, purtroppo Enrico, se vieni oggi e vedi lo stadio e vedi il manto erboso del rastrello, non lo riconosci nemmeno. Bisogna avere tanta pazienza. Guarda, io penso come nella vita, bisogna avere tanta pazienza e pensare sempre che domani è un altro giorno e si può sempre migliorare. Siena adesso ha conquistato la promozione, mi manca lo stadio, piano piano sicuramente tornerà tutto a posto, ci vorrà del tempo, ci vorrà tanta pazienza, l'unica cosa è che i tifosi possono sempre seguire questa squadra, l'attaccamento c'è, perciò credo che sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però sicuramente Siena poi tornerà nelle categorie che gli compete. Grazie Enrico. Grazie Enrico. Grazie Lorenzo a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. Salutiamo Enrico Chiesa. Lorenzo, allora vi preparate a questo evento? Più grande campione che si è avuto. Sì, sì, ci prepariamo a questo evento. Quest'anno devo festeggiare anche il gemellaggio col Siena Club Fedelissimi. Abbiamo introdotto la doppia tessera, un po' come la prima con i radicali, ti ricordi? Che si poteva prendere la doppia tessera. Quindi è la sede Fedelissimi, possiamo anche iscriversi al Club Chiesa. Io un club... non ricordo nulla, però ti volevo dire solo questo. No, ma prego, come prego. Non ricordi nulla? No, no, della doppia tessera. Non ah, no, so, no, no, era una doppia tessera, si poteva prendere, diciamo, c'era una laicità. Va bene, non importa, un iscritto andiamo, okay. Diciamo è una cosa così, insomma. E quindi al di là di questa battuta, quindi siamo prontissimi a festeggiare. No, io volevo continuare a fare un inciso sulle parole di Chiesa, non ha detto una cosa casuale, ha detto ci vuole pazienza, bisogna sempre sperare in un domani migliore. In realtà le grandi piazze calcistiche anche del passato hanno toccato dei livelli un po' bassi, no? Insomma, Perugia, Livorno, però anche altre realtà. Però poi è Padova, Parma recentemente. Parma, sì, sì, Serie D, però quando c'è tradizione, queste piazze quasi in maniera ciclica poi ritornano, rientrano. E non a caso Giacomini, sempre parlando di lui, ha fatto un investimento su Siena, ma anche sulla squadra di calcio di Siena. Perché questa è a tutti gli effetti una piazza storica e ci sono dei cicli, io ci credo perlomeno. Quindi si potrà ripartire. Giuseppe, non so se hai avuto modo di poter vedere, sicuramente sì, Enrico Chiesa, se non dal vivo, sicuramente nelle immagini. Questa è anche una molla che noi vi facciamo, capito, per voi, secondo me, uno stimolo. Sì, 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 no, ma infatti mi è stato un piacere, un onore sentire le parole di un grande campione che ha vestito la maglia del Siena,
delle parole che ancora oggi ti danno grandi emozioni e grande significato della piazza e dell'importanza di Siena. Un campione del genere, come diceva Luciano, che ha fatto coppe europee, nazionale, ha giocato tanti anni in Serie A, avere ancora delle grandi emozioni su una piazza del genere vuol dire che qui veramente si sta bene e speriamo almeno di, come ho detto prima, di raggiungere il prima possibile il professionismo. Non dico la Serie A nel breve tempo. Professionismo sì. Secondo me la Serie A magari e chi lo sa, però intanto andiamo un passo alla volta. Per le caratteristiche, secondo me Leonardo si sarebbe trovato benissimo con Enrico Chiesa. Enrico Chiesa, tutti sappiamo il campione che è stato, poi se c'ha questo affetto per Siena vuol dire che qua c'è qualcosa di speciale, cose che abbiamo provato anche noi nel nostro piccolo, come ha detto è un po' di pazienza, speriamo che il Siena ritorni dove merita, cioè passando attraverso questo piccolo passo che abbiamo fatto, che è stata la promozione Serie D. Un piccolo grande passo. Vorrei tornare un attimo da Lorenzo Rosso, perché Lorenzo Rosso è un politico, è un tifoso, è il presidente di un club, è anche un contradaiolo. Come si convincono gli scettici, magari in vista anche del prossimo campionato, perché quelli che magari hanno un po' storto il naso per l'eccellenza, non è che la Serie D la prendono così proprio come manna dal cielo. Ma è stata una bella iniziativa quella intanto di portare il Siena in tutte le contrade, so che domani sera saranno nel Nicchio, insomma già questo di avvicinare anche i giovani contradaioli alla squadra della propria città è stata un'iniziativa molto importante. C'è da dire che chiaramente tanti giovani non hanno vissuto l'epopea nostra, diciamo, che veniva dalla Serie D, dalla Serie C, ma si sono visti in Serie A, che forse sono rimasti un po' appunto bruciati da questo anno, però credo che l'entusiasmo che abbiamo cercato di creare noi intorno alla squadra sia un viatico importante per farli avvicinare allo stadio. Io avrei anche due piccoli sogni, non so, uno potrebbe essere realizzabile quello di cercare di derubricare dal giudice del fallimento il nostro storico marchio. Insomma, il marchio AC Siena è uno stemma che ci ha contraddistinto e credo che sarebbe dal 1904, credo che sarebbe un'operazione possibile con uno staff legale importante. Poi quella della richiesta di magari di saltare la Serie D alla Serie C, anche se so che è impossibile, perché insomma forse è impossibile, però insomma ecco, io ho questa richiesta, anche visto il blasone che comunque potrebbe essere rimasto anche grazie al marchio. Ma senti, io ti dico dissento invece, perché secondo me il Siena dovrà dimostrare in Serie D, attraverso le prestazioni di questi uomini, che può giocarsela sul campo, e credo che la dichiarazione, la manifestazione di intenti che il nostro mister ha avuto la prima puntata di Fuoricampo fu quella, cioè me stupì, perché disse il Siena deve vincere questo campionato e il prossimo, lo disse subito. È vero, e noi ci sorprese, no, questa dichiarazione. Mi sorprese, anche perché il capitano storico del Livorno, Lucci, che ha giocato in Serie A, Serie B, e l'eccellenza non la vinse, se non sbaglio, e anzi dichiarò: questo è il campionato più difficile, io ho giocato con il Livorno, e lui aveva fatto la Serie A e la Serie B con il Livorno, quindi non è scontato. Poi furono ripescati, furono ammessi perché l'altra società è stata radiata. Sì, però lui, voglio dire, questo Giuseppe, per ritornare all'impresa che c'è stata, ecco, insomma, voglio dire, quindi Giuseppe, ci dici, perché i pregi li conosciamo, un difetto di Leonardo? Poi lo chiediamo. Questa anche è a lui. La classica domanda del Pagliai. Attenzione, il Pagliai è. Ma diciamo che ha tanti pregi, perché è un ragazzo, come si è visto anche questa sera, molto sensibile, che gli dà tante emozioni. Un ragazzo che ha grande disponibilità in tutti i sensi, anche umana, si mette sempre a disposizione, quindi di difetti ne trovo pochi. Forse che io gli auguro
devi andare in doppia cifra, quindi se si può trovare il difetto. Però quindi, ci sono ancora le partite, ci sono le partite disponibili per farlo perché, andare. Quindi invece Giuseppe, dai, qualche difetto ce l'avrà, insomma lui è questo personaggio che abbiamo visto, serio, ligio al dovere, poi il dottor Agostinone. Io con Giuseppe abbiamo un bellissimo rapporto, perché poi ci vediamo tutti i giorni anche fuori dal campo. Ci confrontiamo su ogni argomento che ci possa essere. È un giocatore che la sua carriera parla per sé, i pregi lo sappiamo tutti, c'ha i piedi fatti di miele, però un difetto lo posso dire, faccio anche una battuta, che ogni tanto non si sa vestire proprio. Per il resto... Però l'importante è che sappia indossare la divisa da calciatore. Ma l'eleganza, guarda, è garantita da Lorenzo Rosso stasera. Va in campo così, Giuseppe, come Lorenzo stasera. L'eleganza è garantita da Lorenzo. Stasera dobbiamo l'uomo dire che di classe, c'ha una maglietta che entusiasma i tifosi. Quindi... Certo. Infatti, sono andato proprio a colpo sicuro. Perfetto. Sei presentato alla grande. Allora. Andiamo verso la chiusura del campionato, no? Andiamo anche verso la chiusura della nostra trasmissione. Luciano, questo fatto dell'imbattibilità, secondo te quanto vale? Quanto valeva prima, quanto vale ora con la squadra che ha già raggiunto l'obiettivo? No, vale tantissimo, anche perché, insomma, se ti ricordi, abbiamo ospitato il presidente della Sida Lunghese che si raccomandò per l'ultima giornata. Dall'ultima giornata il Siena, insomma, col Foiano, eccetera. Quindi qui in primis per la correttezza di tutte le squadre coinvolte in questo campionato. In secondo luogo perché è un risultato comunque italiano, insomma è stato detto, voglio dire, in tutti i campionati nessuno, cioè ci sono squadre che sono in corsa all'imbattibilità insieme al Siena e sarebbe bello farlo. E terzo perché comunque sono quelle imprese che rimangono e che poi voi potreste raccontare ai vostri figli, nipotini, familiari, insomma, di aver partecipato a una storica promozione per una, chiamiamola, nobile decaduta o per una squadra un po' sfortunata, molto sfortunata negli ultimi 20 anni e che attraverso un'impresa sportiva, anche non perdendo una partita, ha saputo dare quella scintilla di entusiasmo sperando che poi possa vedersi un futuro luminoso. Ecco, io penso che non perdere una partita potrebbe essere anche l'auspicio per il prossimo anno, ecco. Cioè scaramanticamente mi piace vedere. E che dici, Leonardo, Giuseppe? Si può fare, no? Condivido appieno, anche perché deriva anche dallo stesso fatto nella partitella dell'allenamento, se si vuole sempre vincere, poi la domenica vuoi sempre vincere indipendentemente se hai raggiunto l'obiettivo che ti sei prefissato a inizio stagione, ma poi come sono dette anche in altre situazioni ci sono dei giocatori appunto come Granato e gli altri attaccanti come Ricciardo, Candido, Boccardi, Galigani che hanno fame di far gol, e allo stesso tempo noi difensori di riuscire magari ad essere la miglior difesa, quindi ci sono tanti obiettivi ancora da raggiungere. Sai cosa ho notato con grande piacere, Alessandro? Che in questa trasmissione non si era mai sentito dire, però devo sfatare questo tabù, clean sheets. Questa sera lo diciamo, ecco, visto che lui ha citato l'imbattibilità della difesa, non l'avevi mai detta, perché non ha mai usato il termine clean sheets? Perché magari è meglio usare i termini più comprensibili alle 10:30 no, di sera. Sì, ok, però insomma voglio dire, è vero. Questa imbattibilità ci teniamo. Leonardo, qualche altro gol va fatto? Per forza devo provare in tutti i modi, ma sempre non snaturandomi da quello che sono, perché come ha detto Giuseppe, arrivare a doppia cifra sarebbe stato molto bellissimo, cioè molto bello, sarebbe bellissimo fare più gol, potevo avere qualche gol in più perché qualche occasione ho sbagliato, qualche sfortuna, però non posso snaturarmi che la mia caratteristica è quella di mettermi a disposizione della squadra. Beh, certo. E in queste partite devi essere te stesso. In queste partite sarà sempre così, ma sia da me che di tutti i miei compagni. Abbiamo il mister ha detto chiaramente, abbiamo altri obiettivi come ha detto Giuseppe. Siamo fino alla fine. Io cercherò, quando sarò chiamato in causa, cercherò di fare il mio meglio, come se fosse la prima giornata di campionato. Lorenzo, ma chi lo vince il premio? Ancora dobbiamo riunirci. Il premio Enrico Chiesa. Il premio De Luca. De Luca, scusami. Il premio De Luca, sì. Lapsus, ci sarà il prossimo aprile.
E quindi attendiamo notizie. Noi stiamo arrivando alla fine della trasmissione. Io vi ricordo l'appuntamento per domani sera con Luciano. Ah, grazie. Sì, domani perché sera. Domani sera vai a concludere un bel progetto che hai portato. Sì, un mini ciclo di puntate, di 6 puntate, quello sulle botteghe. Di bottega in bottega, insomma, si racconta un po' la città attraverso le famiglie che sono al commercio da tanti anni, addirittura insomma qualcuno da generazioni. Quindi insomma è una cosa che è piaciuta, al punto che sono stato contattato personalmente anche da altri commercianti. Ci sarà un segno. Guarda, ci siamo anche noi a 100 anni, noi è di qua, chissà, boh, chissà, magari c'è un seguito. Ovviamente ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo i nostri tecnici, ricordiamo queste 2 settimane di pausa. Personalmente vorrei ringraziare, proprio nel giorno insomma della celebrazione del Siena, Andrea Levorato, che l'ufficio stampa del Siena, sì, insomma, certo, ci supporta e mi supporta, perché andiamo a disturbarlo quotidianamente, non è semplice. Quindi grazie a Giuseppe Agostinone. Grazie Alessandro, grazie agli ospiti, grazie ai telespettatori, grazie dell'invito, una bellissima trasmissione. Grazie a Leonardo che ci ha fatto emozionare, complimenti davvero per quello che sai fare in campo e fuori. Complimenti no, per l'umanità. Grazie a voi che mi avete fatto provare questa emozione, perché quando uno pensa a casa, pensa a tutti i sacrifici fatti, dopo una bellissima vittoria di campionato così, insieme a questi ragazzi che sono compagni straordinari, mi ha fatto molto piacere stare un'altra volta qua con voi. Grazie a Lorenzo Rosso. Grazie, vi aspetto alla merenda dal nostro fratellone Rastrello. Quindi. Questa è l'idea che ha lanciato questa sera Lorenzo Rosso. Grazie Luciano. Grazie Alessandro. Grazie tra 2 settimane. Grazie a tutti, buonanotte. Questo programma è realizzato in collaborazione con Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. Si Consulting, consulenza e formazione per le imprese.